Si è esibito a Pescara Angelo Persichilli, flautista e fondatore della prima scuola di flauto traverso nel conservatorio della città abruzzese. In concerto il repertorio musicale di autori che nell'Ottocento hanno esaltato con le loro partiture le qualità timbriche del flauto. Doveva esibirsi nella sala saggi del conservatorio, cioè nel palazzo che lo vide giovane docente, ma il suo carisma ha giustamente indotto a scegliere il teatro per questo attesissimo concerto, perché Angelo Persichilli, flautista di straordinaria levatura, a Pescara ha dato un contributo fondamentale negli anni dell'avvio del conservatorio, ha fondato infatti la cattedra di flauto, dando vita a ben 3 classi e formando un'intera generazione di flautisti. Sulla scena del massimo, perciò, ha voluto con sé il suo allievo, oggi concertista docente Gabriele Di Orio, con il pianista Marco Ciccone, poi anch'egli maestro a Pescara, un trio che ha segnato non soltanto l'emozione della musica, ma anche le corde intime della memoria. Mi ha veramente stupito vedere come in una città italiana ci sia un livello culturale così di fervente, pieno di interessi, a parte poi la bellezza del conservatorio. Al pubblico di Pescara il trio ha regalato il repertorio ottocentesco misurato sui suoni del flauto, quello cioè firmato da autori minori, ma specificamente votati ad esaltare le possibilità timbriche dello strumento. Persichilli ne ha disegnato le difficoltà tecniche, il gusto dell'ascolto. Oggi al Santa Cecilia, una carriera che l'ha visto con le più grandi orchestre e i più affermati direttori, ai giovani del conservatorio pescarese il flautista primo ha regalato una lezione. Modernamente si chiama masterclass, di fatto un nuovo capitolo di quella prima scuola di flauto fondata nel lontano 1969.